La rubrica che la città metropolitana dedica ai restauri d'arte ci porta questa settimana a Tavagnasco per raccontare gli interventi conservativi di recupero e di valorizzazione della chiesa della Confraternita del Gesù. Il lungo progetto per il restauro di questo luogo continua dal 2014, anno in cui il comune ha ottenuto dalla parrocchia di Santa Margherita, proprietaria dell'immobile, l'uso gratuito e trentennale dell'edificio. Le confraternite erano enti religiosi che si dedicavano all'aiuto dei più poveri, a sorreggere i carcerati, le famiglie non ambiente, diciamo propense ad aiutare gli altri. Una chiesa in stile barocco, molto particolare perché ha un interno in cui c'è un ballatoio non in legno o in struttura mobile, ma in pietra e muratura che dà sull'aula centrale dove si svolgevano le messe e i riti religiosi. Quello che rimane all'interno è un bellissimo altare ligneo con delle colonne tortili, tutto decorato in foglia d'oro e con una pala centrale. Come possiamo vedere, un particolare della pala centrale è un foro che si dice fosse stato causato da una lancia durante l'assalto di Napoleone, quando tutto venne un po' smembrato e perso l'arredo interno. Questa chiesa era fino a pochi anni fa quasi stato d'abbandono, perché la diocesi di Ivrea non riusciva, attraverso le sue numerose opere, a sostenerla. Grazie a un comodato, un accordo col comune, il comune se ne prese in carico e ha cominciato una fase di restauro importantissima per riportarla all'utilizzo e una sua valorizzazione, oltre alla conservazione, quindi una valorizzazione per utilizzo a scopi pubblici e culturali. Questo ha permesso nei vari lotti di intervenire prima sulla pavimentazione, facendo un riscaldamento a pavimento, areando e migliorando anche l'aspetto interno. La sostituzione e restauro degli infissi, la creazione di un palco che c'era già, recuperando i gradini originali, quello che c'era, e mettendo le parti nuove come integrazione, restauro dell'altare ligneo, restauro dell'apparato ligneo che chiudeva un pochettino da sipario, perché una volta gli addetti alla confraternita erano dietro questa parte dell'altare, mentre davanti c'era il popolo per seguire le liturgie. Restauro della facciata per complessivi circa 200.000 euro. Il comune ha investito qui una cifra importante, che magari è recuperata anche attraverso altri tra vari bandi, uno mi sembra anche quello del GAL, che è segnalato da qualche parte. Però con un grande impegno ha potuto riportare alla popolazione a onore e a tutti i turisti che possono, come dire, giovare di questa bellezza.